Ancora insieme, in diretta, quest'oggi ci occupiamo di diritti negati. Torna una rubrica molto seguita dai nostri telespettatori perché dà voce ai problemi quotidiani dei cittadini utenti nei confronti della pubblica amministrazione, delle banche, insomma di tutte quelle incombenze che ricadono sulle persone e spesso sono ingiuste. E sui diritti che vengono negati quotidianamente. Ne parliamo ovviamente con il nostro esperto che è tornato qui con noi, l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, che è responsabile del Codacons Cosenza. Ben Bentornato, trovato. avvocato. Allora, quando parliamo di diritti negati, beh, ci vorrebbero giornate intere di trasmissione perché anche quando si va in un ufficio pubblico e magari per la pigrizia o diciamo, la non disponibilità di un impiegato ci rimandano da un ufficio all'altro, ci fanno fare le palline di ping pong, anche lì sono diritti negati. Quando non puoi avere una prestazione sanitaria, diritti negati, quando arrivano bollette pazze, diritti negati. Insomma, il cittadino si deve difendere continuamente dallo Stato, paradossalmente. Paradossalmente sì, perché l'abbiamo detto più volte, lo Stato e la pubblica amministrazione è una struttura a servizio del cittadino, a servizio proprio di noi che formiamo lo Stato. Spesso così non è, anche se ci sono tutta una serie di norme che sono proprio a protezione del cittadino che vuole accedere ai vari servizi della pubblica amministrazione. Lo abbiamo detto più volte che tutte le richieste che chiunque di noi rivolge ad una pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione è obbligata sia ad accogliere la richiesta e sia a rispondere, perché ci sono determinati termini di legge entro cui espletare tutte queste procedure, altrimenti si può giungere fino a reati penali di omissione di atti d'ufficio a carico del dirigente che non ha fatto bene il suo lavoro. Quello che manca e quello che è sempre mancato, ed ecco perché i diritti negati, è che le pubbliche amministrazioni che dovrebbero farlo sono carenti assolutamente dell'ufficio che dia informazioni ai cittadini, perché i cittadini molte volte sono totalmente spesati perché non sanno come accedere a un contributo, non sanno come detrarre una tassa o un tributo, anche se questi sono obblighi proprio degli enti, per cui ci troviamo nello sbagliare nel prenotare una visita medica molto importante, ci troviamo con le disfunzioni dovute anche alla mancata conoscenza delle varie procedure, che sono tutte cose che i vari enti e le varie istituzioni dovrebbero fornire Certo, ci dovrebbe primariamente ai essere, ma cittadini. mi sbaglio, era previsto dalla legge, ci dovrebbero essere questi uffici di relazione col pubblico proprio per guidare, indirizzare, comunque consigliare a chi Sì, rivolgersi. dovrebbe essere così, però gli Però uffici dove esistono, se non soltanto come cartellonistica, però che c'è una persona fisica all'interno, spesso e volentieri si limitano solamente a dare un po' di moduli che nulla dicono perché poi la difficoltà è proprio a inserire quelle notizie, per cui spesso e volentieri non esiste dove andare a informarsi su una esigenza e quando ci va bene scaricano dei moduli che però poi la difficoltà onde evitare errori, omissioni e ritardi è proprio nella compilazione. L'assistenza dovrebbe essere proprio quella, ecco perché esistono le associazioni di consumatori, le associazioni di certo. categoria e quant'altro, proprio per sopperire, si cerca, diciamo, quotidianamente con battaglie anche giudiziarie, diciamo, di risollevare un poco queste sorti di cittadino che è vessato, perché ormai noi siamo sudditi, c'è questo potere oscuro che insomma Infatti sta togliendo la vita.
Noi ci sentiamo appunto dire c'è lo statuto del contribuente, c'è vabbè, la Costituzione, ci sono tanti presidi per tutelare i cittadini che poi vengono puntualmente disattesi. A proposito di procedure o di questa anche mala burocrazia, non si capisce perché rendono la vita impossibile ai cittadini, anziché semplificare si complica. Proprio in questi giorni è venuta fuori la notizia che ad esempio a Lungro, nell'ospedale di Lungro, c'è un solo degente ricoverato in un intero reparto, non perché a Lungro si scoppi di salute, sarebbe bellissimo, ma perché lamentavano dei cittadini le procedure per poter ottenere il ricovero. In questo ospedale sono talmente farraginosi e complicate che la gente poi finisce per rivolgersi ai privati e questo è comunque un danno perché chi poi non ha la possibilità economica rimane senza assistenza. Solo per fare un esempio, ma se poi pensiamo ai comuni, quando bisogna andare a pagare i tributi o anche quando arrivano gli accertamenti, avvocato. E spesso la gente ha pagato, però poi non ritrova la ricevuta e diventa un'ansia Certo. incredibile. Ci dovrebbero essere dei sistemi, adesso è tutto informatizzato, anche i comuni non dovrebbero far partire questi avvisi o queste cartelle pazze, ma non solo i comuni, pensiamo alla regione con il bollo auto. È vero, per quanto riguarda il pianeta sanità, regna la disorganizzazione perché, diciamo, questi incidenti di percorso e quindi non rendere... Non mettere a frutto strutture pubbliche che costano moltissimo è veramente un danno all'economia. Il discorso più in generale che bisogna fare, noi lo diciamo sempre a tutti i cittadini, con la crisi economica, con la tassazione che ha colpito le famiglie, bisogna fare prevenzione. E la prevenzione che noi diciamo sempre di fare, noi del Codacons, è ogni sera, prima di andare a letto, pregate. L'unico consiglio che si può Pregate, pregate di non dare. ammalarvi, questo per quale motivo? A parte la Vero. battuta, perché come moltissimi hanno avuto modo di scontrarsi con il pianeta sanità, purtroppo chi ha bisogno di avere in via immediata, perché ci sono dei sintomi molto particolari, di cure, di esami diagnostici molto particolari, molto costosi, però soprattutto quando si ha un bisogno di salute. Il bisogno di salute bisogna pagarlo. Oggi qui nella nostra terra è quello, per cui c'è chi non ha possibilità, purtroppo il pubblico non riesce a soddisfare questo bisogno di salute. E non entro nel merito dell'affollamento negli ospedali perché gli operatori sanitari e non infermieri e ausiliari, cioè il lavoro lo fanno, le prestazioni, Cercano ovviamente di dare cercano di risposte, chiaro. comunque sopravvivere a questa emergenza che c'è perché le strutture non proprio per come sono concepite non riescono a soddisfare questo bisogno di salute. Il dato drammatico è quello che anche la prevenzione fatta con esami a scadenze, purtroppo per i costi che ha anche il ticket, molta gente evita di fare prevenzione, per cui noi stiamo osservando che c'è proprio una diminuzione della spesa sanitaria, non perché stiamo meglio, c'è una diminuzione perché la gente sta Sì, rinunciando infatti a questo è un dato curarsi. che dovrebbe Per cui avremo una allarmare. generazione di persone, anzi più in là con l'età, che sarà tragica. Il sistema sanitario nazionale non riuscirà più a Ecco. sopportare chi non fa prevenzione, poi se non previene, poi la Ma cura è anche chi molto non si più pesante. cura, al di là della prevenzione, perché lì anche c'è un discorso culturale e sono sempre poche le risorse destinate alla prevenzione, ma pensiamo anche alla cura. È uscito di recente uno studio in cui proprio si conferma che la maggior parte degli italiani rinuncia, mi sembra il 45%, rinuncia a curarsi anche a fronte di malattie perché non può sostenere le spese.
Perché a parte i farmaci salvavita, tutti gli altri sono prestazioni che bisogna pagare ticket Già e col ticket quant'altro. diventa Ma impossibile, consideriamo insomma. che anche i bambini per le cure odontoiatriche, chi ha bisogno di un apparecchio, tranne che non sia per gravi patologie e quindi è a carico del sistema sanitario nazionale, tutto il resto è a pagamento. E noi non possiamo permetterci di avere una nuova generazione che avrà problemi che noi pensavamo scomparsi ormai. Assolutamente E sì, però assolutamente se non noi è così. pensiamo a una famiglia in cui lavora solo una persona, se lavora e se viene pagata, come fa a mantenere magari un figlio, due figli, tre figli, assicurargli tutto, scuola e quello che costa, l'abbigliamento, l'alimentazione e poi le spese odontoiatriche che sono alle stelle perché purtroppo costano tantissimo. Altri diritti negati, prima di addentrarci nelle problematiche di Equitalia e del credito che continuano veramente a preoccupare tanti cittadini, pensiamo, c'è stata ieri la manifestazione dei lavoratori in mobilità in deroga, questi che sono percettori di ammortizzatori. Ecco, quello è un esempio eclatante di diritti negati e di uno Stato che usa la doppia misura, se il cittadino deve pagare è inflessibile, se lo Stato deve pagare invece si prende tutto il tempo che vuole, disattende. C'è gente che si deve pagare da quasi 2 anni, un anno e mezzo, e c'è questo rimbarlo. Allora, questi poveri cristi che devono fare? A chi si devono rivolgere? Le proteste vanno bene, poi la solita politica che dice va bene, apriamo il tavolo, facciamo questo, facciamo quell'altro, intanto i mesi passano e questa piccola indennità non viene percepita. Rispondiamo subito per quanto riguarda che diamo così anche un taglio pratico per terminare il discorso sulla sanità. Ricordiamo comunque a tutti i cittadini che nonostante abbiamo dato tutte queste notizie tristi, comunque sappiate che vi è garantito l'accesso alla salute e quindi all'ospedale, alle cure vi è garantito e quando voi assistete che una cura vi è negata perché non avete reddito, oppure perché ci sono lunghe fila. Sapete esattamente, lo abbiamo detto più volte, che i giudici di Cassazione ormai hanno definito per fortuna questo diritto alla salute inviolabile, quindi immediatamente si può ottenere una cautela. Nel giro di un mese, 20 giorni, si ottiene Ah, un provvedimento benissimo, quindi sì. d'urgenza da parte del giudice, in questo caso Lavoro e Previdenza, che ordina, impone Obbliga. all'ente di fare quella prestazione. Perché abbiamo visto molto spesso che un esame molto indaginoso, molto costoso, che può essere un attacco, una risonanza, che viene data a distanza di 6 o 7 mesi, e poi quando c'è l'appuntamento la macchina è rotta, chi ha una malattia Certo. oncologica praticamente muore. Ecco, non c'è nemmeno il tempo per approntare le cure Quindi perché non ha gli esami. Si può se c'è ricorrere una lista d'attesa eccessiva rispetto a una subito. Sì, patologia, come no. Cioè ci sono tutte assolutamente. quelle, Ci sono questi strumenti. purtroppo in Italia da molti anni a questa parte non solo la politica ma anche la tutela dei diritti è stata affidata alla magistratura. Però ben venga Certo, se in questo risolve il caso, problema, ben venga in perché la questo caso. salute è È un bene veramente è primario un bene naturalmente. primario, quindi se avete problemi, se ritenete che vi sia fatta una ingiustizia, c'è la possibilità di presentare istanza È un e ricorso quindi d'urgenza, di non ottenere la sì. prestazione nei tempi più brevi possibili, perché si tratta di salvare la Sia vita per delle persone. terapia che per diagnosi, per cui ecco, Benissimo, e questa è 360 un'informazione gradi, molto utile certo. per i telespettatori. Nel caso Riguardo, dei sì, riguardo invece le lavoratori. indennità che non vengono corrisposte, diciamo che ci sono i sindacati che sono deputati, diciamo, a raccogliere queste Sicuramente, istanze e però. anche per questi, come è un diritto, quello di percepire gli ammortizzatori sociali, e anche lì si può ricorrere alla via giudiziaria, molto spesso perché c'è una demotivazione, perché
molto spesso con i problemi di bilancio che gli enti dicono di avere, praticamente la via giudiziaria spesso e volentieri allunga i termini, però in qualche modo bisogna fare, per cui Certo. diciamo. Ci fermiamo, avvocato, perché abbiamo una telefonata e poi riprendiamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Peppino Bisantici da Catanzaro. Benvenuto. Stiate parlando di sanità. Sì. Nota dolente di questa nostra regione. Certo. Io nel mese di marzo, tramite il call center, feci una prenotazione per una visita, anzi due visite per mia moglie. Dal 15 marzo la prenotazione era il 21 ottobre. Mi reco all'ospedale e non risultava la prenotazione. Addirittura. Addirittura non risultava la prenotazione. Cosa bisognerebbe fare? Questo è un Sì, caso abbastanza grave. dice qui non c'è la sua prenotazione, io l'ho fatta via call center, altrimenti non mi sarei mai presentato lì. Non mi Certo. sarei mai presentato lì. Ma Quindi io ho. alcuni giorni prima Sì. ho fatto un articolo di giornale. Non so se voi sapete che alcuni giorni fa c'è stata una riunione nel Cosentino del PD. Nella riunione il presidente Olivo dichiarò che la sanità pubblica veniva prima di quella privata. Sì. Contemporaneamente, nello stesso momento, il Scura elargì, almeno leggendo sui giornali, 10 milioni di euro ad alcune cliniche private del Cosentino, dove in quel momento, nello stesso albergo dove i salottavano e mangiavano, ne erano proprietari. La dichiarazione di Scura fu, nel mio articolo scrissi, Vabbè, ma Vabbè, ma comunque lì poi è una no, vicenda. la dichiarazione di Scura Ecco. la devo Non. dire quale fu, mi scusate. Sì, Sì. ma lì è una partita molto complessa. Adesso la stanno rivedendo, quella Sì, dei budget praticamente alla sanità privata. a chi a Scura rivolse questo momento negativo del suo comportamento, Scura disse che lui doveva rendere conto solo a Gelli, Lotti e Renzi. Si Va va bene, con ma i non entriamo problemi, nella ecco, politica, rimaniamo al al dato che, problema. come lei, magari altre persone si sono prenotate e poi non hanno trovato la prenotazione. Questo è grave perché non solo si aspetta tanti Guardate, le mesi. prenotazioni sono registrate, ovviamente, perché questo per evitare che qualcuno, soprattutto chi gestisce il centro di prenotazioni, può fare, ecco, quello che vuole. E quindi sono registrate, però la cosa grave che delle pubbliche amministrazioni è quello che non rilasciano ricevuta. Questa è una grossa falla proprio del sistema, nel senso che già, a parte lo scandalo che da marzo a ottobre Certo, per per una una visita, visita. e Da questo è uno di marzo quei casi in cui rientra. ho presentato Si le può presentare. impegnative e mi hanno detto che il nominativo non risultava nell'elenco Sì, dei ma non perciò prenotati. vi sto dicendo, perché quando si prenota non c'è una risposta. Molto probabilmente i cittadini, però chi non ha un computer non può farlo, ecco, farsi mandare, ecco, la prenotazione via email, oppure perché via posta non lo Non lo fanno, fanno, non lo anche fanno perché questo, adesso però si fa quella tutto via è una falla telefono. proprio del sistema, per Certo. cui. Però si potrebbe, se uno poi si mette lì ed è un po' tignoso, Sì, tra perché tutte le virgolette, può andare a prenotazioni cercare la sono registrazione registrate perché tutte le devono essere prenotazioni. Certo. registrate. Questo è un dato che dovrebbe aiutare. Perché ricordo, e qui diamo un'altra pillola, qualunque ogni volta che noi chiediamo un'autorizzazione o presentiamo un documento ad un ufficio pubblico, nessuno ha una ricevuta del documento che ha presentato, mentre invece È la vero. legge, e qui è dal dopoguerra,
prescrive che bisogna rilasciare una ricevuta di deposito anche per i semplici documenti. Per cui, ecco, noi siamo disabituati ad avere certo, questo, no? Non... Perché come dovrebbe essere, noi ci dobbiamo fidare dello Stato. Purtroppo, spesso e volentieri è traditore, non lo diciamo sempre, si muore in Italia, tranne che gli eventi naturali, per mala sanità, mala burocrazia e usura bancaria. Questi sono i tre motivi di morte principali in Italia. E questa mala amministrazione è anche su questo, che si riverbera sia sul piano della sanità, perché anche ormai stanno cercando di centralizzare tutto, quindi c'è il centro unico di prenotazione che dovrebbe fare tutto, però poi capita come il signore, che se uno, non dico si nega la prenotazione, però poi, soprattutto quando sono esami molto particolari, però questo rientra in quei casi, un esame diagnostico a distanza di 6 mesi non è possibile, per cui dopo una settimana, 10 giorni, soprattutto se è importante l'esame, bisogna ricorrere al giudice. Infatti. Ma comunque, questo per salvaguardare la salute, certo, perché certo, io certo. Sapere una notizia dopo 6 mesi è come... Assolutamente. Non per l'esperienza acquisita, pronto? Sì, la prego di essere veloce perché diamo spazio ad altre telefonate. Per esperienza acquisita ho notato che dalla giunta precedente a quella attuale il servizio sanitario è peggiorato. Va bene, questa è una sua considerazione. La sanità è un problema da sempre, e certo, se poi non si interviene... Comunque lavoriamo tutti per migliorarlo. Dire, quando uno si prenota a un suo... quando uno si prenota, sì. si prenota dal dottore che da anni lo cura, giusto, da anni lo cura, e danno quella giornata lì perché si trova il dottore, poi ti presenti e ne trovi un altro che non conosce il tuo curriculum sanitario. È disorganizzazione, però quello non c'è. Deve essere corretto da parte degli amministratori. Certo, il problema è quello di fondo, è questo, che bisognerebbe che il sistema funzionasse meglio, ma questo succede nella pubblica amministrazione in ogni settore purtroppo. E poi soprattutto, e terminiamo diciamo, sì. Che ci sia anche una figura del responsabile, perché poi come spesso accade, quando c'è un incidente non sappiamo mai chi è il responsabile. Cioè certo. il cambio culturale della pubblica amministrazione deve essere proprio questo, ognuno deve essere responsabile di quello che accade. Ecco. Bisogna saperlo individuare. E intanto incominciamo a pretendere, almeno quando è possibile, soprattutto chi si rivolge non online, quindi non tramite computer, perché lì può avere la ricevuta, facciamoci rilasciare per legge, una ricevuta di avvenuto deposito, di richiesta, qualunque cosa sia. Pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto. Ecco, sì. Benvenuto, da dove chiama? Io chiamo da Marito. Sì, prego. Pronto. Prego, può fare la domanda. Mi chiamo da Marito io, sì. Mi chiamo Borrello Antonio. Sì. Io vorrei sapere se, siccome mi sono operato 4 anni fa, mi sono operato a Sant'Anna al cuore. Sì. E ringrazio i medici che mi hanno operato perché... grazie a Dio è tutto a posto, però ho avuto un intervento al ventricolo sinistro e un intervento alla valvola mitrale, dove ho un anello e tutto quanto quelle cose che devo fare, però sono uscito da Sant'Anna con il 60%, con il 60% dell'invalidità. Ho fatto la domanda di pensione, però non mi hanno dato niente. Io con il 60% non posso, il 40% non posso andare a lavorare. Io come faccio ad andare a lavorare? Nemmeno una piccola pensione è possibile, che all'Italia siamo agitati in questo modo. Dopo un intervento a cuore mi lascio un'invalidità al 60%, però io il 40% posso andare a lavorare. Quale ditta, quale fabbrica mi prende per andare a lavorare? Questo vorrei sapere io. Come posso fare? Grazie. Grazie a lei, ha sollevato un problema abbastanza serio, anche se è forse di pertinenza della medicina legale, sì, con questo fatto però di noi stiamo... rispondiamo dopo la pubblicità, sì, avvocato. Linea alla regia.
Seconda parte di Diritti Negati, siamo sempre con l'avvocato Pierpaolo Rodiviero, che è responsabile del CODA Cons Cosenza. Prima della pubblicità un telespettatore segnalava questa situazione, operata al cuore, gli è stato riconosciuto un intervento piuttosto invasivo, gli è stata riconosciuta un'invalidità del 60%, lui dice non mi danno niente, non posso accedere a un minimo di pensione, io non riesco a trovare lavoro, perché poi una persona che è ammalata di cuore magari non può andare a fare determinati tipi di lavoro. Le corsie preferenziali riservate alle persone con disabilità sappiamo che vengono poco utilizzate perché c'è poco lavoro. Cosa può fare però una persona del genere? Innanzitutto deve il telespettatore deve capire bene qual è la sua situazione, perché noi inondiamo i tribunali di giudizi da parte della commissione medica di prima istanza dell'INPS che sono assolutamente non veritieri, per cui dobbiamo rivolgerci al giudice del lavoro e della previdenza, chiedere la nomina di un consulente che accerti il grado di invalidità, e ovviamente non è automatico, però nella maggioranza dei casi la valutazione che ha fatto l'INPS di diniego di quella percentuale, certo, che tutto l'interesse a diminuire i fruitori, per cui per quanto riguarda noi il problema è un po' più subdolo, nel senso che siccome per tutta la crisi economica eccetera eccetera anche le commissioni INPS con molta facilità danno il 30%, salvo poi andare al giudice e poi accertare che uno all'85%. Il problema vero è che coloro che in modo così drammatico sbagliano valutazione medico-legale, non ci sono censure. Cioè non ci sono censure. Questa è un'altra, ecco, una mala gestione dei soldi pubblici, perché l'INPS i costi che deve pagare perché soccombi in giudizio e quant'altro, cioè sono poi che ricadono sulla collettività. Beh, ovviamente. Hanno fatto delle revoche a persone che erano anche allettate. Hanno fatto revoche a persone che stavano morendo, con patologie che non possono regredire, eccetera, eccetera. Il signore avvocato potrebbe quindi rivolgersi al tribunale, chiedere la visita del consulente. Sì, si deve rivolgere a un avvocato, associazione, o patronato, o associazione di categoria. Perché si può rivedere la valutazione. Deve. Può anche darsi che sia questa, però si può rivedere la valutazione, perché poi al 75% mi sembra che scatti certo, la pensione. E prima di vedere poi cosa deve fare per eventualmente essere inserito in una categoria protetta, intanto bisogna cristallizzare la sua situazione. Benissimo. Diciamo quello che hanno detto. Se ritiene che è stato penalizzato, quindi anche tramite le associazioni si può rivolgere al giudice. Pronto? Sì, pronto. Benvenuto, da dove ci chiama? Io chiamo da Cerisano, dottore. Benissimo. Sì, grazie. Dunque, pronto? Sì, la sentiamo, può fare la domanda. Sentiamo. Allora, io in questo momento non so trovare le parole giuste per dirvi grazie per quelle che state facendo con l'attenzione e la professione di fare questa trasmissione. Possiamo chiudere la trasmissione con questo complimento che abbiamo finito. grazie, gentilissimo. Ci fa piacere. Allora, dati che ho sentito... il dottore avvocato, non è questo, ma sentire queste parole, guarda che c'è da rincuorare veramente, perché in certe situazioni, sentendo quel signore precedente che a marzo ha fatto la prenotazione, va ad ottobre per passare la visita e non trova la prenotazione, guarda, è una cosa eccezionalmente grave, da veramente, non lo so trovare veramente queste cose. Allora, ecco, se abbassa il volume del televisore, ci ascolta solo col telefono, facciamo prima. No, ma è bassissimo, comunque continuo ad abbassarlo, va bene. Sì. Allora, sai che cosa volevo dire? Per questo ufficio del consulente che è in studio, dove lo posso trovare? Perché vi voglio fare una curiosità.
il Codacons. Magari telefona dopo a voi. Lei ci richiama appena finisce la trasmissione, oppure prendiamo, perché il numero ce l'abbiamo, l'avvocato la richiama, così vi mettete d'accordo, perché Codacons è un'associazione che dei consumatori, si potrebbe anche dire la sede. Sì, però diciamo, se no poi ci facciano di pubblicità. Mi rendo conto dell'attenzione e della serietà. Allora vi chiamo io alla fine della trasmissione o potete chiamarmi voi? Perfetto, sì, possiamo anche richiamare noi. La ringrazio. Grazie a lei. Di cuore per quello che fate. Grazie, ci fa piacere, perché noi da emittente... Se ce ne sarebbero di queste trasmissioni su tante cose, ma voi li fate. Mi sento i diritti negati, che ne so, il medico parla, il specialista parla, insomma... È una cosa eccezionalmente bella e amata, da io credo, da tutti, no? Con questa situazione che abbiamo oggi, c'è bisogno. Non lo so. Facciamo servizio pubblico, proprio per il bene di questa Calabria. Se tutto il giornalismo italiano farebbe quello che state facendo voi, no? Saremmo ricchi, secondo me. grazie. C'è un'altra trasmissione in Calabria che fa la stessa cosa del vostro. È l'articolo 21 del nobile Polimene. Sì, la stessa cosa, quello da frustate un po' a tutti. Grazie. Va bene, arrivederci. Grazie. Allora, abbiamo detto che lo Stato spesso non dà, perché anche il mancato pagamento per mesi e mesi, questo trascinare per i lavoratori che hanno diritto agli ammortizzatori. Non è solo questo, noi lo ritroviamo anche quando abbiamo bisogno dei rimborsi, quando ci troviamo ad avanzare dei crediti dalla pubblica amministrazione. Avvocato, è difficilissimo ottenerlo, bisogna sempre combattere, e invece se uno non paga una bolletta scatta subito la mora, certo. E poi arriviamo ad Equitalia. Ma certo, noi abbiamo più volte, ecco, i cittadini poi dovrebbero più seguire, pungolare la politica, seguire più le associazioni, perché noi abbiamo più volte anche fatto delle proposte di legge che praticamente ci vogliono delle firme, molte firme per essere avanzate, e cioè noi abbiamo detto una cosa molto semplice: se un dipendente non viene pagato perché la ditta fallisce o ha un momento di crisi di liquidità o gli ammortizzatori sociali non vengono pagati costantemente e regolarmente, che sarebbe lo stipendio, imposte e tasse di quel soggetto devono essere sospese. C'è una cosa molto semplice: se uno ha diritto a un rimborso erariale non deve pagare le tasse, la compensazione deve essere automatica. Sarebbe cioè più sono semplice tutte delle cose modo. Talmente semplici, però poi vanno a impiccare i cittadini, perché moltissimi di questi che purtroppo da mesi aspettano, e sono anni che funziona, certo, così, che il meccanismo... con le esigenze delle famiglie vengono da noi, e noi dobbiamo istruire la pratica dei fondi di prevenzione usura, che naturalmente tutti i cittadini che hanno difficoltà possono accedere, fondi di prevenzione usura, perché questi che devono fare, o c'è qualcuno che li aiuta materialmente a soldi, certo. E spesso e volentieri si va dall'amico dell'amico, e quindi il baratro dell'usura. L'usura di quartiere che si sta manifestando in questi anni non è altro che il frutto della povertà. Cioè l'usura di quartiere che si inizia dalla piccola somma per poi dover vendere la macchina, dover dare l'appartamento. Perché spesso anche per affrontare una spesa medica. Le spese mediche uccidono le famiglie, per cui quando c'è una spesa inaspettata, e quindi ci sono questi istituti che ancora non sono ben finanziati, proprio tutte le associazioni che fanno prevenzione usura, sono ancora, ecco, devono essere rodati. I cittadini, noi lo facciamo sempre, ci ripetiamo sempre, devono più pungolare la politica, perché ci vuole più politica sociale, Assolutamente. Questo per evitare disordini, perché poi... Anche il principio d'equità che è sancito dalla Costituzione, no? Si potrebbe applicare, proprio come diceva lei, se si approvasse una legge semplicissima della compensazione, oppure del fatto che se i lavoratori non vengono pagati, se un fornitore non viene pagato da un ente pubblico, compensa con le tasse. Invece
un lavoratore che prende 300-400 euro di indennità deve pagare puntualmente le bollette, se no cominciano a tagliare luce, gas e quant'altro. È un assurdo, un'iniquità. Sì, fanno cadere proprio il senso della vita, ecco perché poi aumenta la delinquenza, e non è che stiamo parlando di cose ancestrali, sono cose terra terra, cioè poi uno va a rubare, se deve dar da mangiare ai figli, qualunque certo, strada noi non giustifichiamo va benissimo, questo, qualunque, però ma certamente, bisognerebbe che si prendesse atto che le conseguenze possono noi essere sappiamo, queste. Noi sappiamo che Equitalia, cioè si manda a riscossione tramite Equitalia, se l'INPS conosce benissimo i destinatari di sussidi pubblici, di sussidi di solidarietà, perché l'INPS che praticamente è chi paga, eroga. Ed è l'INPS stessa che agli stessi soggetti, se non hanno pagato contributi, manda Equitalia per riscuotere questi contributi. Ma qui siamo nel paese dei balocchi. Ci sono molti comuni che danno fondi per le famiglie proprio che non hanno soldi, meno abbienti, proprio disagiate, ed è lo stesso comune che a quelle famiglie manda la cartella di Equitalia per il recupero dell'acqua e dei servizi comunali. Ma è il paradosso totale, cioè siamo al paradosso. Ecco che poi c'è un'evasione incredibile, evasione per necessità ovviamente. Un'evasione non colpevole, no? Sì, sì, per necessità. Sta evasione aumentando di necessità. Perché tanta gente per bene, pensiamo anche tanti pensionati, oltre tanti che pensionati, chi ha perso il lavoro, certo, perché certo, la disoccupazione è dilagante in Calabria, non paga solo perché non può pagare. Ma certo. non ce la chi fa ha avuto la sfortuna di avere un reddito basso e aver ereditato una casa, cioè quello con le tasse che incombono sulla casa, cioè praticamente è rovinato, ce ne sono moltissimi. Poi uno preferisce far mangiare i figli piuttosto che pagare. Sì, sì, ma è questione tasse. Di equità. Ecco, di equità sociale di equità che manca, sociale. È inutile, se ne parla. A proposito di Equitalia, avvocato Rodighiero, quando noi riceviamo gli avvisi di pagamento, come bisogna comportarsi per evitare poi di entrare nei gironi infernali? Sicuramente non voglio essere molto tecnico, però adesso qualunque cosa arriva di Equitalia è impugnabile. Prima c'era una differenziazione fra gli atti che potevano essere impugnabili e no. Adesso qualunque cosa vi arriva, anche l'avviso, dovete farlo vedere da un tecnico, associazione, patronato, un vostro legale di fiducia, perché ormai anche la riscossione tramite Equitalia, ma non esiste solo Equitalia. Abbiamo problemi sul microfono dell'avvocato, un secondino soltanto di pazienza che ripristiniamo subito, perché il discorso di Equitalia è molto importante. Noi ci vediamo sempre arrivare questi avvisi, spesso non si capiscono neanche questi avvisi perché c'è semplicemente un codice, quindi pensate alla persona anziana, ma non solo la persona anziana, che deve riuscire ad interpretare, a capire a cosa è riferito. Potrebbero scrivere in maniera molto più chiara e più semplice, più evidente quello che pretendono, quello che dovrebbe essere fatto. Quindi, non so quando si è interrotto il microfono, però sicuramente però, avete seguito il labiale, avete capito tutto. Insomma. Però ripartiamo da qui. Sì, quando arriva qualcosa di Equitalia dovete farla vedere un tecnico, quindi una un commercialista in questo caso. Associazioni qui. Bisogna andare, sì, perché sì, uno magari associazioni, ha paura, dice, patronati, l'importante è che sia un tecnico, che poi è di un'associazione di consumatori, di un patronato, certo, di un'associazione di categoria o un libero professionista uguale, però l'importante è che lo fate vedere, perché i vizi propri che hanno queste cartelle, che significa vizi, che come si è riscontrato più volte processualmente, e vengono iscritte delle date di notifica assolutamente inesistenti, quindi per interrompere la prescrizione, spesso e volentieri vengono chiesti tasse, tributi, tasse già prescritte da moltissimo tempo,
o non si è seguita la procedura esattamente per l'iscrizione e la liquidazione del ruolo, oppure spesso e volentieri c'è proprio una assoluta carenza di verifica di quello che si è pagato e quello che non si è pagato, perché ovviamente gli enti, questo ce lo dice, ce l'hanno detto i processi, gli enti che cosa fanno? Si caricano di crediti anche inesistenti per pareggiare il bilancio, per cui dice, e quindi devono mandare in riscossione. Il cittadino quindi, a parte che l'illegittimità costituzionale che c'è, che devono avere un archivio personale dentro casa, e questo è assolutamente abominevole, però non le buttiamo, poi tutto si può impugnare, spesso e volentieri sono le cosiddette cartelle pazze, per cui sempre farla vedere un tecnico, non metterli in un cassetto, perché altrimenti poi scattano gli ignoramenti. Allora, abbiamo esaurito velocemente il tempo a nostra disposizione, ma l'avvocato sarà con noi molto spesso, così aiuteremo i cittadini a capire come muoversi nella giungla degli adempimenti e a difendersi dalla mala burocrazia, che è quella poi che è alla base di tutto. Grazie all'avvocato Pierpaolo Rodiviero, responsabile del Codacons Cosenza. Grazie a voi per essere stati con noi. Arrivederci.